Il derby del Valleanzuca prenderà tutti o quasi i riflettori della giornata numero 29 in Serie D. A Francavilla infatti arriva l'Avezzano, corroborato dal successo con la San Giustese di domenica scorsa, che coincideva peraltro con l'esordio di Gianluca Colavitto sulla panchina bianco-verde. Ma di fronte c'è il Francavilla, che in questo frangente, se non è la squadra del momento, poco ci manca. L'11 di Paolo Racchini non sbaglia più un colpo, ha trovato in Dos Santos una miniera di reti, può contare nuovamente su Palumbo e Banegas a pieno servizio e ha agganciato il terzo posto il gruppone formato da Notaresco e San Giustese. A proposito di Notaresco, alle 15, quindi con mezz'ora di ritardo rispetto all'avvio delle altre gare, scende in campo al nuovo Romagnoli contro il Campobasso. Sfida tutta rosso-blu in un momento in cui la formazione di Mirko Cudini sta vivendo un momento di leggera flessione. L'obiettivo salvezza è stato ampiamente centrato, ma le due sconfitte consecutive con Isernia e Matelica, benché di misura, richiedono un'inversione di rotta, perché la zona playoff è patrimonio che la società, presidente Di Giovanni in primis, vuole salvaguardare. Terminata la carrella per la gara col Francavilla, invece il Campobasso è lanciatissimo in una rincorsa partita già all'inizio anno con i due punti di penalizzazione. Fine il girone d'andata e inizio di quello di ritorno monster per i molisani, unico neo la sconfitta sul campo della Savignanese per il resto, 8 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 13 giornate. In Molise va anche il Pineto, al Lancellotta di Isernia però, che sul proprio campo si è già presa gli scalpi di Vastese, Avezzano e Notaresco. Campo complicato quello bifernino per gli uomini di Amaolo, che non ha ancora tutta la rosa a disposizione, ma che ha ritrovato Marianeschi a centrocampo, che domenica ha fatto vedere quanto sia mancato fino a questo punto. Ancora out Amadio e Ciarcelluti, i pinetesi si affidano alla vena realizzativa di Tomassini, cannoniere indiscusso della sua squadra, e a quella compattezza che ha permesso ai biancazzurri adriatici di rimanere sempre attaccati al treno degli spareggi. Il Giulianova va a Sant'Arcangelo dopo il pari interno dei Recanati, ma soprattutto tre giorni prima della semifinale di andata con il Messina di mercoledì, il serale del 27, l'appuntamento principe della stagione, ma anche non fallire in Romagna ha un'importanza capitale per la truppa di Dario Bolzan, che conserva un vantaggio minimo ma fondamentale sul gruppone destro della classifica che sta cercando di risalire. I romagnoli per conto loro hanno appena interrotto una serie impressionante di risultati negativi, 12 sconfitte e 9 pareggi nelle ultime 21 uscite con la vittoria di Castelfidardo. Sono formazione ridimensionata nel corso della stagione, ma comunque temibile, specie sul loro terreno. Infine la Vastese, impegnata proprio in Romagna, Martorano, sul campo della Savignanese, terreno complicato e ne sa qualcosa. Il Campobasso, che lì ha perso due domeniche fa dopo una grande rimonta. Peraltro la Romagna ha appena scottato gli aragonesi, sconfitti a San Mauro Pascoli alla seconda di ritorno. Il successo con l'Isernia davanti al proprio pubblico, benché silenzioso, è una boccata d'ossigeno per Fabio Montani e i suoi. Non fare il risultato pieno sarebbe stato disastroso, ma anche se giorni fa questa squadra ha dimostrato che appena cala la tensione rischia tantissimo, anche partendo con 3 gol di vantaggio. Manuzzi e Longobardi sono gli uomini da tenere maggiormente d'occhio, uscire con un buon risultato darebbe un'ulteriore spinta verso la salvezza.